Ma ritengo anch'io che l'Europa sia fondamentale per affrontare le sfide globali, però bisogna vedere quale Europa ci intendiamo, perché questa Europa, teniamo conto del fatto che negli ultimi 5 anni comunque la Grecia ha tentato di rispettare tutto quello che gli veniva detto dalla Troica e gli effetti purtroppo abbiamo visto non sono stati particolarmente esaltanti, anzi ci troviamo qui ancora con determinate problematiche. E quindi qui bisogna capire che non è solo un problema della Grecia, ma è un problema proprio di struttura dell'Unione Europea. Sono appunto quei trattati che sono stati fatti in un altro momento storico, sono stati fatti in altre condizioni economiche. Probabilmente, tra l'altro, anche quei trattati, se ci ricordiamo Maastricht, non sono stati proprio rispettati neppure fin dall'inizio, sì. Perché se ci ricordiamo alcuni paesi... Dalla tra cui Germania anche, e dalla Francia, tra cui, sì, ma è stata una scelta politica allora di far entrare alcuni paesi all'interno della moneta unica e poi voglio dire adesso chiedono di rientrare dei debiti, di cercare di far questo, austerità e poi abbiamo visto la catastrofe, quindi sicuramente la Grecia ha i suoi problemi interni, pensiamo alle pensioni d'anzianità che sono molto, che vanno in pensione sui 50 anni, pensiamo anche ai tanti dipendenti statali, però non possiamo negare il fatto che le soluzioni che l'Europa ha proposto fino adesso sono state catastrofiche per la Grecia.